Salve gente, io sono Nicknet, oggi siamo tornati nel mondo delle costruzioni e come avevo promesso l'ultima volta, adesso costruirò un villaggio dentro a questo Kraken. Intanto entriamo nella bocca per vedere un po' la situazione. Mi sono già messo Night Vision così si può vedere qualcosa qua, se no era tutto buio. Allora, qua dentro, questo sarebbe l'interno della testa e qui c'è una sorta di collina o di rialzamento, non lo so, perché da fuori la testa sarebbe piegata. Infatti là dentro si vede questa cosa qua. Quindi, boh, proverò a usarlo in qualche modo per fare il villaggio. Intanto, come prima cosa, devo mettere un po' a posto, che qua è ancora un po' grezzo. Metto un po' a posto, poi metterò anche i blocchi che ho usato per la bocca tutto in giro qua, perché comunque è l'interno di un Kraken, quindi deve essere rosso, carne, cose così. Intanto sistemo un pochino. Ok, direi che ho sistemato abbastanza qua. Ho anche ingrandito un po' lo spazio. Qua la mezza collina che c'era l'ho anche un po' appiattita perché comunque era spessa. E anche la parete che c'è qua l'ho un po' messa a posto. Comunque ho fatto diventare un po' più piatta. Comunque adesso devo metterci con il brush tutta la lana bianca. Comunque un blocco a caso. E poi sostituirlo con quei blocchi lì. Slash brush, set, una sfera. Non so neanche di quanto farla. Faccio 2 con la lana bianca. Ok, potrebbe andare bene. Poi se c'è qualcosa che rimane brutto lo sistemo a mano. Ok, allora ho finito di mettere la lana, ci ho messo davvero tantissimo a mettere tutte le sfere e poi anche metterlo un po' a posto. Magari c'è ancora qualcosina da sistemare, però è tutto abbastanza terraformato. E poi mi sono anche accorto che fuori di qua, sotto, si vedono tante belle cose. Quindi adesso cerco di sistemare anche qua, magari. Ok, ho finito di sistemare la zona qua sotto, non ci è voluto tanto. Adesso invece è il momento di fare il replacement here qua dentro, quindi ci metto il netherwork block, le crimson planks, la lana rossa e la red concrete. Ok, eccolo qui, tutto rosso. Ok, perfetto, ora abbiamo il posto dove costruire. Allora, per il villaggio pensavo di fare qui, visto che si va un po' più in basso, una sorta di laghetto fatto col vetro rosso, quindi sarebbe boh, sangue del Kraken, non lo so. Solo che non riesco a fare molto effetto nebbia perché non è tanto profondo. Quindi verrà abbastanza trasparente. Inizio a fare quello, dai. Tra l'altro già stare qua dentro che è tutto rosso, già inizio a vedere tutto verde. Mi sa che poi divento cieco qua. Ok, ho finito di fare il laghetto, ho fatto solo 3 strati di vetro, quindi non è che ci sia questo effetto nebbia, però comunque è meglio di niente, devo dire che ci sta. Quindi adesso devo iniziare a fare qualche casetta, voglio fare casette molto piccole comunque. Ed è incredibile come appena guardo qualcosa che non sia rosso mi acceco. Ecco, ho aperto l'inventario, ho visto la luce divina, non lo so, vabbè. Sto letteralmente vedendo tutti i blocchi che variano un po' sul verde, bellissimo. Vabbè, comunque i materiali che ci servono, ce li abbiamo già qua, lo spruce, bottole di spruce, anzi prendo anche
il Dark Oak che si combina bene con i log di spruce. Come ho detto, casette molto piccole però dettagliate. Magari posso iniziare così e fare un mini rettangolo. Poi magari prendo la deep slate, i mattoni, ma anche questi cosi qua. I tile, non so cosa sia tile, ma va bene. Metto un po' l'uno, un po' l'altro. Stessa cosa di qua. Adesso inizio a fare il davanti del tetto. Però potrei anche farlo alto, effettivamente. Ma quasi quasi. Prendo i mattoni e ancora sto coso. Così ce li metto e alzo un po' il tutto. Poi stessa cosa, però stavolta ce ne metto due. Ok, questa sarà la forma del tetto. Poi qui sopra magari ci metto le slab. Intanto faccio la stessa cosa anche di qua. Ok. Abbiamo la base, qui in mezzo adesso ci metto le slab in questo modo qua. Adesso questa parte interna qua del tetto posso farla anche di un altro materiale, magari di Dark Oak, non lo so. Proviamo a vedere come viene col Dark Oak. Beh, però qua ci vanno i blocchi magari. Ok, verrebbe così che non è male, mi piace. Però noi vogliamo un po' di varietà, un po' di texturing. Stavo pensando magari al blocco di fungo, però qua ho visto anche il Packed Mud, però forse sono troppo chiari, non so se ci stanno bene. Mi sa che sono un po' troppo chiari. Allora magari ci posso mettere lo Stripped Log di Dark Oak. Sì, già meglio. E poi magari anche il Log di Spruce. Però magari prendo questo qui, con tutti i lati. Ok, questo è perfetto. Per le scale invece non lo so, magari in Nether Brick. Non è male, non è male. Ci metto anche i blocchi. Ok, qua abbiamo il nostro tetto un po' bizzarro. Stessa cosa anche di qua. Ok, fatto. Adesso bisogna fare delle pareti, giustamente. Direi di farle di spruce planks. Ok, adesso direi di metterci anche qualcos'altro. Poi qui servirebbe anche una slab. Ok. Un po' più sotto. Adesso mi sa che riprendo il Packet Mud e il Mushroom Block marrone, che sì, effettivamente con lo spruce direi che ci stanno un po' meglio rispetto al Dark Oak. Ok, ci sta, ci sta. Faccio anche di qua. Ok, benissimo. Poi volevo anche mettere delle scale messe storte qua sul tetto, però poi come vedete, se io metto la scala c'è il buco, quindi magari posso fare una roba del genere. Così almeno ho una forma un po' più irregolare e uso anche questi blocchi qua. Ok, ancora meglio. Adesso io mettiamo una porta. Beh, prima magari faccio il pavimento. Il pavimento lo facciamo di acacia, così. Ok, anche un pavimento con un po' di buchi. Adesso metto la porta e via. Adesso qui si può iniziare a decorare molto bene. Prendo delle scale per andare in alto. Magari uso le botole così, in questo modo. Una volta aperte fanno una sorta di parete, così ci posso mettere le scale. Metto anche una qua se riesco. Eccolo qua, così si può anche andare più in alto. Ok, abbiamo anche un mezzo secondo piano, o meglio primo, che magari ci metto questo e anche altri due. Direi di prendere anche delle lanterne per illuminare. Ecco qua una lanterna. Direi anche di usare questa build hack qua del doppio vaso, così ci metto dentro, non mi ricordo come si chiama. Eccolo qui, Torch Flower, quello dello Sniffer. E lo metto lì. Poi cosa ci mettiamo? Una finestrella. Ah beh, bella finestra. Magari non la metto. Tra l'altro non ho messo i blocchi per decorarli, vabbè. Ok, ci metto la finestrella lì in basso. Molto utile. Posso comunque mettere una bottolina sopra. Blocco qui con magari una lanterna. Se magari ci metto una botola anche sotto. Ok, così dà un po' di spessore. E poi se faccio così posso anche andare qua e vedere fuori dalla finestra. Magari anche prendo anche delle foglie di mangrovia, faccio cadere da qua. Qui c'è anche la vegetazione. Metto altre qua sopra. Beh, magari questo blocco posso anche farlo diventare una crafting table. Ok, questa prima casetta mi sa che è finita. Molto piccola, però ci sta. Adesso che ho fatto questa casetta ne faccio altre simili, magari anche un pochino più grandi o comunque di dimensione simile. Le faccio qua sparse e poi facciamo dei sentieri o decorazioni esterne. Ok, allora ho fatto un'altra casa come questa qui, solo che l'ho fatta un po' più grande, anche con più finestre. Eccola qui, questo è il piano di sotto. Ho messo un vaso con dentro un'erba del Nether. Salendo le scale simili alle altre, c'è un altro
balconcino interno con un letto e una finestra. E intanto mi era venuta un'idea per il soffitto. Ho delle catene e lì volevo appenderci tante belle cose. Ecco, mi servono le iron bars, scale di andesite, slab di andesite, prendo tutto. Vabbè, l'idea era quella di fare delle gabbie appese. Così, perché no? Mi metto un po' di catene, poi metto un blocco, poi metto questi così, due blocchi da togliere, e poi se ci metto qua le sbarre, in teoria dovrebbe essere fatta. Magari dentro ci metto anche uno scheletro. Non è vero perché sono in Pacifica, quindi ci metterò un teschio e basta. Eccolo qua. Ci sta, però forse potrei mettere delle slab qua, magari è meglio. Magari posso farle di diversi tipi, con le slab o senza. Magari questa la faccio così e poi ne faccio altre diverse. Inizio a farne altre qua in giro. Ok, ho fatto tre gabbie. Una, questa qui è quella che ho fatto prima, con le slab messe dappertutto. Questa qui invece non ho messo slab e per questa qua le ho messe solo sopra. E messe così ci stanno. Adesso magari posso appendere anche altre cose. Magari ci posso appendere un villager. Prendo la barriera. Da Dinnerbone ce l'ho salvato qua. Adesso prendo un villager. Ci appendo un villager, poretto. Ah, eccolo qua, il villager appeso. L'ho chiamato Dinnerbone così si gira e sembra appeso. Bellissimo. Adesso ne metto altri. Ah, va che bello, due villager. Dovrebbero bastare due. Adesso magari ci appendo anche delle lanterne, va. Ok, ne ho messe quattro. E direi che possono bastare. Adesso invece voglio iniziare a fare un sentiero, anche se non so di che materiale farlo, adesso guardo. Magari posso farlo col granito, i mattoni, magari la netherrack. Proviamo così. Ok, questo sarebbe il sentiero e ci sta così. Che effettivamente dentro un kraken che sentiero vuoi fare se non di questi colori qua? Ok, ho fatto il sentiero che va dal lago fino all'entrata, o meglio dall'entrata fino al lago. Adesso magari provo a farlo andare anche qui dove ci sono le case. Ok, già uno l'ho fatto. Ok, l'ho fatto anche per la seconda casa. È venuto molto bene. Adesso magari metto qualche lampioncino strano. Uso magari i mattoni di Blackstone, le spruce fence e le lanterne. E poi magari ci metto un teschio su alcuni a caso. Eccoli qua, tutti i lampioni. Ma se tipo mi tolgo Night Vision. C'è comunque un buio incredibile. Però già si vede qualcosina. Dovrei mettere delle fonti di luce qua sotto. Metto le frog light qua sotto così a caso. Ovviamente le copro anche con un tappeto rosso così non si vedono. Forse così dovrebbero essere abbastanza. Per ora mi rimetto Night Vision comunque. Adesso volevo fare anche un po' di vegetazione. Sì, dentro un kraken c'è molta vegetazione. Infatti volevo fare degli alberi, anzi più funghi che alberi. Uso ovviamente il legno del Nether. Sbagliato. Il legno crimson del Nether, questo qui. E faccio una sorta di alberi fungo. Ecco qui il tronco. E adesso ci metto qualcosa sopra, che sennò così è un po' spoglio. Ci voglio mettere red mushroom block, magari anche il vetro rosso. E anche degli shroom light magari ci metto. Ok, alla fine era meglio non mettere il vetro, quindi l'ho fatto semplicemente così. È effettivamente un albero fungo. E qua ci sono i villager che fanno versi. Adesso magari faccio anche qualche altro albero qui. Ho fatto anche un altro albero qui e ora sono due. Adesso direi di decorare in giro con un po' di altra vegetazione a caso o anche mettere questi funghi qua sulle pareti, facendo tipo qualcosa del genere. Mettere dei funghi un po' così. Ho messo un bel po' di funghi sulle pareti, devo dire che ci stanno molto bene. Adesso, come dicevo prima, devo mettere anche delle cose qua. Allora, stavo cercando un blocco per fare delle sterpaglie qua, però non ho trovato davvero niente. Ci vorrebbero delle foglie rosse, magari. L'unica cosa mi è venuta in mente di mettere le Crimson Roots, solo che non le posso mettere qua. Vabbè, intanto metto queste vines rosse sul soffitto, che queste si dovrebbero poter mettere ovunque, esatto. Ho messo tutte le vines in giro e devo dire che ci stanno davvero molto bene con tutto il resto. Quindi adesso alla fine mancherebbe solo da decorare il pavimento, però non so come farlo. Beh, comunque posso usare questo blocco qui per metterci sopra l'erba, quindi magari faccio così e basta. Ho finito di mettere anche tutta l'erbetta rossa e dopo questa aggiunta direi che la build è praticamente finita. Adesso guardo se senza Night Vision si vede qualcosa. Ecco, perfetto, non si vede niente. Magari provo a illuminare con il blocco luce. Eccolo qui. Ok, direi che anche questa build è finita, ho finito di illuminare tutto, ho anche illuminato meglio il lago, ci ho messo sopra i blocchi luce, infatti adesso è bello luminoso e lì si vede anche una frog light, non va bene. Vabbè che tanto adesso ci sono i blocchi luce, quindi che ho sistemato e adesso vi lascio la panoramica finale.
Spero che la panoramica finale vi sia piaciuta. A fare questa build all'interno del Kraken ci ho messo davvero tanto, ancora di più di tutto il Kraken che avevo fatto nello scorso episodio. Ci ho messo più a fare l'interno che l'esterno. Più altro anche per fare bene tutte le pareti, il soffitto, il pavimento, che usando una sfera poi ho anche piazzato un po' di blocchi a mano per mettere tutto a posto. Poi si vedono ancora un po' di sfere, tipo questa, o se no questa, anche se l'ho messa un po' a posto. È stato molto difficile, ma ne è valsa la pena. E che dite, mi merito un'iscrizione, un like e magari un commento di supporto? Per questo video direi che è tutto e noi ci vediamo nel prossimo. Addio!